Ciao a tutti amici di guidodalbao.it, benvenuti in questo nuovo video dove andremo a vedere come funziona la mia nuova sim Iliad. Mi è arrivata dopo 4-5 giorni dalla richiesta di attivazione che vi ho fatto vedere nel video precedente, è arrivata tramite posta ordinaria. È arrivata dentro una busta con la lettera, una scheda come tutte quelle degli altri operatori, pretagliata in tutti i formati praticamente, quindi da SIM standard, micro SIM e nano SIM, quella che in pratica ormai utilizziamo quasi tutti. Certo, magari probabilmente chi ha ancora qualche smartphone con la SIM standard, quella vecchia, non avrà nessun problema. La scheda riporta anche il PIN, il PUC, il seriale e tutto quello che trovereste con gli altri operatori. Ho aspettato 2-3 giorni prima di fare la portabilità e vi dico subito che alla fine l'ho fatta, quindi ho portato il mio vecchio numero in Iliad, quindi il numero che avevo scelto con la SIM nuova attualmente non esiste più praticamente, perché ho portato quello che avevo prima con il mio vecchio operatore che era Coop Mobile, e devo dire che non c'è stato nessun tipo di problema sulla portabilità. Nel giro di 2 giorni è avvenuta senza nessun problema. Come mi sto trovando con Iliad? Io mi sto trovando direi bene rispetto a Coop Mobile, seppure che sia con utilizzi rete TIM, perché vi ricordo che Coop Mobile è un operatore virtuale che praticamente fa capo a Coop Adriatica, la catena di supermercati. Avevo diversi problemi in upload, vi metto qua sopra gli speed test che ho fatto. Ne ho fatto uno con Coop Mobile, come potete vedere, e uno con Iliad. Allora, come vi ho appena detto, appunto, c'erano dei problemi abbastanza gravi in upload, perché la velocità era praticamente zero. Per quanto riguarda il download, invece, come potete vedere, Iliad è un po' superiore, però diciamo che qui nella mia zona non ci sono, anche gli altri operatori non hanno grandi velocità, anche se segnano i telefoni 4G più, in verità la rete, la velocità è più da 3G, però in genere, almeno per quanto riguarda la mia esperienza con altri operatori, sia Vodafone che TIM, non si arriva mai sopra i 20 megabit per secondo. In generale non ho mai avuto grossi problemi, la copertura anche all'interno degli edifici è pressoché stabile, buona. L'unica cosa che ho notato è che quando utilizzo lo smartphone come hotspot non posso più navigare con lo smartphone, in sostanza. Con Coop Mobile non mi succedeva. Io utilizzo, vi dico subito, lo smartphone come hotspot soprattutto quando utilizzo il TomTom in macchina. Il TomTom utilizza appunto la rete dello smartphone per scaricarsi dati sul traffico e sul percorso autovelox e quant'altro. Non riesco ad utilizzare l'app del TomTom appunto per trasmettere il percorso al dispositivo TomTom, appunto perché
non riesco più cioè, non riesco più a navigare se il telefono è abilitato come hotspot. Non è una cosa che mi dà fastidio, sinceramente, perché metto le informazioni tramite il TamTam stesso, quindi l'app non mi è poi così essenziale, però insomma, questa diciamo è una piccola pecca che magari per qualcuno di voi può essere un problema. Non so se qualcun altro di voi che sta utilizzando Iliad ha notato questo problema. Non so se ci sia qualche impostazione da cambiare sull'area personale, e niente, magari fatemi sapere come si fa. Altra cosa, l'ho già accennato nel video scorso, che Iliad non ha un'app per gestire l'area personale, quindi non c'è un'app né per Android né per iPhone, e dovete utilizzare l'area personale direttamente dal sito internet. A tal proposito, andiamo a vedere appunto l'area personale e tutte le funzionalità che sono presenti. Quindi andiamo a vedere l'area personale a video sul PC. Eccoci qua nella mia area personale di Iliad. Come potete vedere, questa è la schermata iniziale dove sulla sinistra c'è l'ID utente, il numero di telefono che naturalmente ho oscurato. Qui al centro abbiamo le chiamate effettuate, gli SMS mandati, il traffico giga, i giga di traffico residui e gli MMS che abbiamo mandato. Naturalmente ci sono qui in basso i metodi di ricarica che naturalmente vengono presi dalla carta ricaricabile o carta di credito che abbiamo impostato al momento della registrazione. Dettagli consumi, qui potete andare a vedere tutti i consumi, tutto il vostro traffico, sia di chiamate, di SMS, eccetera. Poi una cosa interessante. Qui le opzioni che abbiamo, che possiamo attivare o disattivare per quanto riguarda la nostra linea, per esempio il blocco dei numeri a pagamento tipo 899, eccetera, eccetera, potete scegliere se abilitarli o disabilitarli e cambiare, diciamo, idea quando volete. Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso, quindi oltre i 30 giga. Sblocco connessione dati in Italia oltre i 50 euro. Sblocco consumo dei dati in roaming, che ormai non costa più niente in Europa. E mostra le ultime tre cifre dei numeri di telefono, quindi praticamente mostrare tutto il numero di telefono. I miei servizi. Anche qui ci sono delle opzioni che possiamo decidere come gestire. Blocco numeri nascosti, che io ho attivato, quindi numero privato. Inoltre verso segreteria telefonica, protezione contro il trasferimento, utente non disponibile, chiamate rapide. Qui eventualmente si può decidere il numero abbreviato, quindi da tastierino. Poi filtro chiamate, anche qui potete aggiungere tutte le regole che volete. Vi basterà da qui inserire il numero di telefono, eccetera. Altra cosa interessante, potete anche qui gestire la vostra segreteria telefonica, realizzare il numero delle chiamate,
ogni messaggio data e orario, proteggere l'accesso tramite un codice e personalizzare l'annuncio della segreteria telefonica. In questo caso dovete caricare un file WAV. Quindi dati personali che non vi faccio vedere, attivazione della SIM, qui avete tutto lo storico della preparazione, spedizione e lo stato della vostra SIM, che naturalmente la mia è attiva. La mia offerta, vabbè, è sempre quella, però adesso sapete che c'è anche quella da 6,99 con 40 giga di traffico incluso. Gestione del contratto e le condizioni della mia offerta. Qui ci sono tutti i documenti soliti, condizioni generali, brochure, eccetera. Sulla mia offerta, cosa che dimenticavo prima, c'è, adesso non c'è più qui perché io l'ho già fatta la portabilità, però qui, se non ricordo male, c'è anche la richiesta di portabilità, per cui da qui voi decidete se volete portare il vostro vecchio numero, inserite l'ICCD, il numero e il nome dell'operatore, e automaticamente parte la richiesta di portabilità. Naturalmente prima dovrete inserire una password OTP che vi viene mandata sulla SIM dove avete il numero che volete portare in Iliad. Beh, quindi io credo che appunto questa area personale, come avete potuto vedere anche voi, è veramente completa. Pareggia il fatto che della pecca, secondo me, della mancanza di un'applicazione per gestire da smartphone la nostra area personale. Diciamo, si compensa il fatto che appunto abbiamo un sacco di opzioni dalla nostra area personale. Bene, per questo video io direi che è tutto. Io vi ricordo di venirmi a trovare sul mio blog guidodalbot.it, dove trovate tutti i miei articoli e le mie recensioni. Vi ricordo le mie pagine social Facebook, Twitter e Google Plus. Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, al mio canale YouTube, attivate la campanella per non perdervi tutti i miei video. Io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video. Ciao ciao a tutti!